Alessandro Piva, qui a Foggia, a Masseria Sant'Agapito, per la presentazione del suo nuovo film Situazione, che parla appunto di un movimento di musica elettronica nato da un gruppo di amici che organizza da 10 anni questo Farfly, questa festa delle farfalle, un po' per divertimento, un po' per ritrovarsi, diciamo. Alessandro Piva, dopo La Capagira, Mio Cognato, si rivela un po', si conferma regista di situazioni underground. Ma qual è il motivo per cui appunto ti appassioni a questo genere di situazioni? Forse perché sono cresciuto in Puglia. La prima cosa che va notata è che, nonostante abiti da tanto tempo a Roma, spesso e volentieri ho voglia di tornare giù in questa regione a cercare di raccontarla per come sono io, per quali sono le mie corde. E devo dirti che Situazione, il film che ho presentato qui a Sant'Agapito, è un film a cui tengo molto, perché è anche un pezzo della mia vita in fondo. Io 10 anni fa ho raccontato in una prima tranche questo gruppo di ragazzi che aveva deciso di superare un po' il concetto di discoteca, di locali tradizionali, diciamo, dove andare in gruppo vestiti tutti uguali, consumare, tornare a casa. E poi sono tornato 10 anni dopo a vedere questi ragazzi che cosa avevano combinato, e ho scoperto che nonostante le panze aumentassero, le rughe, i capelli bianchi, i figli iniziassero ad arrivare, questi ragazzi amano la musica elettronica, lo stare insieme, hanno bisogno di qualcosa che li leghi, li faccia costruire una sorta di album di memorie, che in un momento così sfuggente, così debole come quello che stiamo attraversando noi nel nostro paese, forse in generale, mi sembrava una cosa da raccontare. E quindi, al di là del tum e tum della musica elettronica, queste feste del Farfly che ho cercato di raccontare in questo film, in qualche modo fermano un po' anche una generazione.